Allora, voglio commentare l'ultimo capitolo del libro che sto leggendo, il libro di Francesco Ramella e Cecilia Manzo, intitolato L'economia della collaborazione, le nuove piattaforme digitali della produzione e del consumo. In questo libro, il capitolo che voglio commentare è il capitolo 8, poi in realtà parlerò anche delle conclusioni del libro. Nel capitolo 8 si fa riferimento alle piattaforme collaborative in Italia tra i casi di studio, cioè questo è un capitolo nel quale gli autori, dopo aver affrontato nei capitoli precedenti quelle che erano le considerazioni, diciamo, relative al settore dell'economia della collaborazione in senso ampio, hanno successivamente affrontato tre casi tipici dell'economia della collaborazione in Italia, ovvero Airbnb, BlaBlaCar e Nhammo. E quindi cercano di comprendere come queste tre, quali sono, diciamo, le caratteristiche applicate di queste piattaforme. Airbnb è nata negli Stati Uniti nel 2007. I fondatori a San Francisco hanno messo in affitto, diciamo, il loro appartamento, un appartamento che avevano. Da quel momento è nato Airbnb. Airbnb è cresciuto moltissimo, ha raggiunto dei livelli veramente molto molto ampi. Si fa riferimento davvero a dei numeri impressionanti, tant'è che oggi l'azienda vale circa 30 miliardi di dollari. Questo nel 2019, questa è un'analisi che gli autori fanno pre-pandemia. In realtà noi sappiamo che durante la pandemia Airbnb ha avuto molti problemi perché, visto che la gente non poteva viaggiare, non poteva andare in vacanza, c'erano delle restrizioni dovute al Covid, l'Airbnb ha perso moltissimo dalla pandemia. Però ha conservato Airbnb una dimensione che non è veramente for profit e che sembra veramente essere molto simile ad un'economia della collaborazione dove la dimensione di regolamentazione della reciprocità bilanciata domina rispetto agli elementi di controprestazione del mercato. E quindi ci sono delle motivazioni che spingono le persone ad utilizzare Airbnb, che non consistono soltanto nel fatto che generalmente attraverso Airbnb possono avere accesso a dei luoghi, magari anche a dei prezzi ridotti, quanto consistono più che altro nel fatto di poter avere dei punti di riferimento nei luoghi dove le persone si recano in vacanza, perché con Airbnb è possibile avere contatti, per esempio, con la persona che fa l'host, cioè che mette in affitto l'abitazione, la stanza o le camere, e in questo modo quella persona fa anche, diciamo, introduce il turista ad un ambiente locale, quindi lo fa entrare nell'economia locale, nella comunità locale, gli fa vedere delle cose che probabilmente non vedrebbe perché non conosce adeguatamente il territorio. Quindi c'è una dimensione sociale che è significativamente presente su Airbnb, nuove amicizie, nuove relazioni, conoscenza più approfondita dei luoghi nei quali si va per vacanza o per lavoro. I numeri di Airbnb sono molto alti, 30 miliardi il valore, 81.000 città coperte, 190 paesi, 300 milioni di viaggiatori serviti. Insomma, sono numeri molto molto rilevanti. Qual è il problema di Airbnb? C'è stato un conflitto tra Airbnb e il sistema degli albergatori tradizionali, ovviamente. Perché? Perché gli albergatori tradizionali hanno iniziato a criticare Airbnb, a chiedere di intervenire su Airbnb perché hanno visto che effettivamente perdevano quote di mercato a causa di Airbnb.
E questo ha portato Airbnb a fare delle modificazioni. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che non è che il sito Airbnb sia esente da forme di speculazione, nel senso che sembra che ci sono delle organizzazioni che poi sono delle agenzie immobiliari internazionali che gestiscono centinaia, migliaia di appartamenti che utilizzano Airbnb per posizionare i loro asset. Quindi c'è un aspetto speculativo proprio al quale si aggiungono però anche le questioni delle tassazioni, cioè generalmente l'industria alberghiera normale, diciamo tradizionale, ha un insieme di tasse alle quali deve far fronte, rispetto alle quali Airbnb invece sembra essere sollevata, e quindi questo ha portato Airbnb a fare degli accordi con alcuni comuni, come per esempio il comune di Milano, nel quale Airbnb ha appunto, diciamo, contrattato una tassa, la tassa, diciamo, di residenza che viene erogata in relazione appunto alle persone che utilizzano questi servizi. Gli autori poi hanno fatto un'indagine su Airbnb Italia, si sono chiesti chi sono le persone che usano questi servizi, che età hanno, che lavoro fanno, perché c'è stata questa esplosione così importante di servizi di Airbnb. Allora, si è visto che chiaramente Airbnb è molto presente soprattutto nelle città del centro-nord, diciamo soprattutto viene ad essere utilizzato soprattutto nel centro delle città, ovviamente città turistiche dove sono presenti opere d'arte, quindi Roma, Firenze, Milano. Sono luoghi nei quali Airbnb ha avuto un enorme successo, tant'è che ha spinto le persone le persone che magari avevano una residenza all'interno del centro delle città, a mettere in affitto le proprie residenze, a spostarsi per motivazioni di guadagno. E questo fenomeno molto diffuso è stato identificato come Disneyfication o anche Airification, ovvero il fatto appunto che il centro storico delle città viene sempre di più trasformato in una sorta di diciamo parco giochi per i turisti, e i residenti invece si spostano tutti in altre zone. Questo perché ovviamente è molto più conveniente mettere in affitto per motivazioni turistiche un'abitazione in centro e abitare altrove piuttosto che il contrario. Ovviamente, diciamo che diciamo, ci sono questioni di tassazione. Però ecco, sostanzialmente le autori tendono a descrivere Airbnb come un sistema che da un lato ha abbassato i prezzi, dall'altro lato ha modificato strutturalmente le caratteristiche degli affittacamere nei centri delle città. Infatti, generalmente gli affittacamere avevano dei periodi mediamente più lunghi di residenza, invece con Airbnb questi periodi sono stati molto accorciati. Chi sono le persone che mettono in affitto questi spazi? Il 53% sono donne, sono persone che hanno lavori part-time, utilizzano servizi come Airbnb per poter arrotondare le proprie entrate e magari raccogliere delle risorse finanziarie per lanciare una nuova iniziativa imprenditoriale. È stato stimato, per esempio, che l'affitto di una camera a Milano può produrre fino a 10.400 euro in un anno. Quindi ci sono delle risorse che evidentemente vengono recuperate attraverso questi affitti, sono sostanzialmente delle attività appunto che complementari rispetto a quelle originarie. Quindi Airbnb viene utilizzato certamente con una dimensione, se vogliamo, speculativa, da aziende immobiliari che hanno centinaia e migliaia di appartamenti, però c'è anche una predominanza di piccoli e medi affittuari che in realtà attraverso Airbnb non fanno altro che ottenere dei redditi aggiuntivi che vengono poi utilizzati come forma di accumulazione per lanciare delle nuove iniziative imprenditoriali. In più,
più a queste motivazioni economiche, c'è un aspetto veramente sociale. La piattaforma opera con significato valoriale per il fatto che i turisti preferiscono usare questi sistemi perché le persone che li ospitano fanno anche un'attività culturale, fanno anche un'attività di scoperta del territorio, di scoperta delle città, e si creano delle relazioni, si creano delle amicizie, si creano delle relazioni sociali. Quindi le persone preferiscono Airbnb perché viene, come dire, ad essere eliminata quella dimensione dell'estraneità che si ha quando si va in un albergo o in una struttura turistica terza. Con Airbnb c'è una dimensione più domestica, una dimensione di amicizia, tra virgolette, di vicinanza, di prossimità, che aiuta le persone a essere più, a godere di aspetti dei viaggi che sono più, relazionali. Il secondo caso che viene portato dall'autore è quello di carpooling. Il carpooling è praticamente bla bla car. Allora, qui gli autori fanno una distinzione che in realtà avevano già precedentemente affrontato nell'inizio, nell'introduzione del libro, quando appunto distinguono car sharing e carpooling. Gli autori dicono che sostanzialmente il car sharing non è un elemento dell'economia della collaborazione, perché il car sharing è non crea relazioni tra le persone e la piattaforma, ci sono semplicemente delle utilità che vengono offerte, vi è una dimensione on demand, c'è una dimensione di mercato, di controprestazione, più che creazione di beni comuni si mette in evidenza la dimensione della cosiddetta reciprocità negativa, cioè i vantaggi di taluni costituiscono gli svantaggi di talaltri. Non c'è un accrescimento comune e c'è molta transazione finanziaria. Invece il carpooling è diverso. Il carpooling è bla bla car, per esempio, e carpooling presenta elementi di economia della collaborazione, di creazione di relazioni, di creazione di comunità, e con una riduzione della predominanza degli aspetti transattivi del mercato. Gli autori dicono come si è creato BlaBlaCar, un'azienda francese. Tutto nasce dal fondatore di BlaBlaCar, Frédéric Mazzella, doveva raggiungere i suoi parenti, il treno era pieno, ha chiamato la sorella. Nel viaggio che faceva insieme alla sorella ha visto che la maggior parte delle persone viaggiavano da sole in macchina, o che comunque c'erano dei posti liberi nelle macchine, e allora con altre persone ha cercato di trovare un modo di ottimizzare questi posti disponibili nelle auto, e ha creato appunto BlaBlaCar, comprando anche un'azienda italiana che era nata nello stesso periodo, e creando questo carpooling. Ovviamente BlaBlaCar si è poi evoluto nel corso del tempo. E perché si chiama BlaBlaCar? Perché sono le tre ranking che vengono date agli utenti, ovvero quando il passeggero con un solo bla vuol dire che parla solo del paesaggio, con due bla vuol dire che fa molta conversazione, se invece ha tre bla 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 vuol dire che è un chiacchierone e che quindi il viaggio sarà certamente improntato al dialogo. L'idea è appunto che le persone in macchina parlano, e quindi c'è un ranking delle persone in base alla loro loquacità. Certamente c'è un aspetto anche transattivo, ci sono dei pagamenti che vengono fatti attraverso la piattaforma, però poi diciamo che c'è molta capacità da parte dell'azienda BlaBlaCar di fare delle regole che sono in realtà legate alla dimensione nazionale. Quindi in alcuni paesi, per esempio, controllano la carta d'identità del passeggero, ci sono dei feedback che vengono dati relativamente alla qualità del viaggio, alla sicurezza della guida e così via. Chi sono queste persone che usano BlaBlaCar in Italia?
Ovviamente anche in questo caso BlaBlaCar è più utilizzato nel nord che nel sud. Le persone che usano BlaBlaCar tendono ad essere laureati, sono pure anche degli studenti, molti lo usano per muoversi per motivazioni relazionali, quindi per raggiungere i parenti, per raggiungere gli amici, per raggiungere i partner. Vi sono molti però che lo usano anche per motivazioni di lavoro o per motivazioni di vacanze e di turismo. Sono generalmente uomini, soprattutto nel sud Italia. La maggior parte dei viaggi nel nord Italia sono interregionali, mentre nel sud Italia sono regionali. C'è da dire che gli autori giustamente dicono che in Italia BlaBlaCar ha avuto grande successo, anche perché l'Italia è un paese dove il numero di automobili per 100 abitanti è pari a 62, contro una media invece europea di 49, quindi c'è un'abbondanza di mezzi di autoveicoli a fronte di una, diciamo, necessità e quindi anche una inefficienza nell'utilizzo degli stessi negli spostamenti. Ovviamente le città più diffuse, le città dove questo fenomeno è più diffuso sono quelle del nord, però ecco, facendo un confronto rispetto alla popolazione si scopre che nel Friuli Venezia Giulia, nell'Abruzzo, nel Trentino ci sono più casi. Ovviamente il carpooling tende ad essere, diciamo, basato molto sulla fiducia. Come si crea questa fiducia tra gli utenti? Allora, di base la fiducia tra gli utenti, il motto di BlaBlaCar è in trust we trust, cioè crediamo nella fiducia. Quindi questa fiducia viene creata sostanzialmente attraverso la stessa piattaforma. Nella piattaforma infatti è possibile andare a fare dei ranking, delle specifiche, andare dei commenti. Questi commenti vengono analizzati dalla stessa piattaforma BlaBlaCar. Non tutti vengono generalmente e necessariamente pubblicati. Una parte di questi rimangono anonimi o comunque esiste la possibilità discrezionale da parte della piattaforma di pubblicarli o meno. Certamente il giudizio sulle caratteristiche e capacità di guida degli utenti viene ad essere determinato su base anonima. Quindi questi sono elementi che aiutano le persone a fidarsi, diciamo, di BlaBlaCar. Però qui dobbiamo fare una considerazione. Prima di BlaBlaCar non è che non esistesse il passaggio a scrocco, diciamo così. Per chi come me lo ha praticato lungamente, sa che ci sono delle persone che naturalmente si fidano sia di chiedere un passaggio che di prendere a passaggio degli altri sconosciuti senza conoscerli, magari per dei brevi tratti e a volte senza condividere assolutamente neanche il costo della benzina, quanto semplicemente per necessità magari di condividere un viaggio, di chiacchierare o di dire qualcosa. Per quanto riguarda Nyammo e il social eating, questa è la terza piattaforma che viene presentata. Vediamo che cos'è. Praticamente il social eating mette insieme due elementi, l'home restaurant e il social restaurant. Allora, l'home restaurant è quando una famiglia, per esempio, chiama un cuoco per cucinare a casa propria e si paga questo cuoco come una transazione privata. Il social restaurant è invece quando un ristorante organizza una cena, per esempio, per persone che non si conoscono e quindi si conoscono a tavola. Il social eating mette insieme questi due elementi, cioè ci sono i cuochi e c'è anche la dimensione anonima delle persone che cenano insieme senza conoscersi. Ovviamente la piattaforma Nyammo è una piattaforma che punta molto sui cuochi e punta molto anche sulle persone che poi organizzano questi eventi. Non domina la parte della transazione, nonostante delle transazioni vi siano, però la parte dominante è quella hobbistica, cioè questi cuochi che vanno su Nyammo non traggono il proprio reddito in misura preponderante da Nyammo. Sono magari dei cuochi che lavorano presso dei ristoranti,
o magari che svolgono dei servizi domestici e che nel loro tempo libero, diciamo per quella extra capacità di capitale umano, decidono di offrirla su questa piattaforma. E quindi diciamo, partecipano a questi avvenimenti di social eating. Ovviamente anche questo ha allarmato significativamente il settore del turismo e il settore culinario, diciamo, tradizionale, perché gli esercenti, cioè piccoli commercianti, ovvero ristoratori, pizzerie, bar e quant'altro, hanno iniziato a domandarsi se non vi fosse una minaccia concorrenziale attraverso l'utilizzo di questi strumenti. E effettivamente una minaccia concorrenziale non c'è, non che questa economia non valga nulla, è stato stimato che vale alcuni, che vale diciamo anzi anche di, diciamo anche parecchio in termini economici, però diciamo quello che dobbiamo dire è che sostanzialmente diciamo, si parla di 6 milioni di euro, però quello che dobbiamo dire è che sostanzialmente non c'è una vera e propria competizione con diciamo, questi elementi di mercato. Certamente, il social eating, diciamo, c'è una dimensione proprio molto particolare, diciamo, di socializzazione, per cui chiaramente si parla di persone che hanno un'apertura nei confronti di persone che non conoscono, cioè è un profilo un po' particolare, bisogna essere persone aperte e quindi inevitabilmente la diffusione di questo tipo di attività è avvenuta soprattutto nel centro-nord. Poi l'azienda Niamo ha iniziato a organizzare anche una serie di eventi particolari, speciali, nei quali per esempio, questi social eventi di social eating vengono realizzati in luoghi particolari, in situazioni particolari, quindi magari anche location che sono suggestive e così via. Si parla di special dinners e di fenomeni e momenti ad hoc. Quanto vale questa piattaforma? È difficile dirlo perché, ripetiamo, non sono delle attività queste sottoposte a transazione, anche se dei valori economici scambiati vi sono, però quello che, no, quello che le autorità dicono è questo, che c'è stata un'offerta di acquistare l'azienda per 300.000 euro, ovvero alcuni hanno offerto ai fondatori di Gnammo di acquistare per 300.000 euro il 30% del capitale dell'azienda e loro hanno rifiutato, i fondatori hanno rifiutato, ritenendo che 300.000 euro fosse soltanto il valore del 10% dell'azienda e non del 30%. E quindi inevitabilmente diciamo che si è stimato che almeno nella visione dei fondatori l'azienda vale circa 3 milioni di euro. Chi sono queste persone che usano Gnamo? L'abbiamo già detto, sono persone soprattutto che vivono nel centro-nord, in modo particolare nel nord-ovest, dove spendono anche molto di più a cena, mentre nel sud Italia si spende circa 20 euro, nel nord Italia si spendono molte più risorse. Generalmente i cuochi, diciamo, sono per la maggior parte pratici o esperti, sono cuochi occasionali o amatoriali. Sostanzialmente, però, ecco, se ci si domanda se questo tipo di attività potrà o meno nel futuro diventare un'attività svolta con un modello di business, gli autori dicono che questo è possibile, però sarà possibile soltanto nel centro-nord. Questo è l'ottavo capitolo. Adesso passiamo all'analisi delle conclusioni del libro. Il libro parte dalle conclusioni, sono 7 pagine. Si parte con una citazione di Giuseppe Aperta, uno storico che metteva in evidenza il cambiamento dell'economia italiana attraverso la tecnologia. Gli autori poi dicono, in fondo, dagli anni 70 in poi c'è stata una significativa modificazione dell'industria italiana. Negli anni 70 era predominante la grande industria. Poi invece è diventata predominante la piccola e media industria. Attualmente la piccola e media industria ha
occupa diciamo, la stragrande maggioranza delle persone, soprattutto nel settore manifatturiero e nei servizi e nel commercio. Ovviamente gli autori dicono che questo grande cambiamento è una cosa buona, dicono gli autori, si parla di multinazionalità scali, del fatto che queste piccole aziende sono in grado di usare la tecnologia, di stare nel mondo, di andare nel contesto internazionale, di fare profitto anche rimanendo piccole con pochi dipendenti. Ovviamente sono aziende molto particolari perché non possono delocalizzare essendo piccole e non possono neanche internalizzare essendo appunto in dimensioni ridotte, hanno bisogno di una serie di relazioni esterne che si vengono a creare con i territori di riferimento, quindi c'è una delega molto rilevante nei confronti di altre imprese, delle istituzioni, dei beni comuni locali e così via. Quindi c'è una crescita che non è soltanto internal growth, è quanto piuttosto è anche external growth. Ovviamente queste aziende partecipano a creazione di beni comuni. Sono belle le piccole e medie imprese e c'è ovviamente la questione, diciamo, che queste piccole e medie imprese sembrano quelle che più di altre possono avvantaggiarsi delle piattaforme di collaborazione come, o dell'economia della collaborazione come quella che viene indicata dagli autori. Certamente, però, gli autori giustamente dicono ci sono due sfide che bisogna affrontare. Diciamo tre sfide che bisogna affrontare. La prima è la digitalizzazione. Non c'è economia della collaborazione senza digitalizzazione. L'Italia sulla digitalizzazione è molto indietro, c'è molto da fare. La seconda sfida è quella della sicurezza e trasparenza. Ovviamente, se le persone non si fidano delle piattaforme di collaborazione, non partecipano. E per esempio in questo modo è necessario agire per aumentare i requisiti di cybersicurezza. Il terzo punto è quello di garantire la promozione e l'integrazione dell'economia della collaborazione e quindi gli autori qui dicono per esempio diciamo, rafforzare i beni locali, sostenere BlaBlaCar, le piattaforme, gli sistemi di innovazione e così via per creare un valore comune. Questo è l'ottavo capitolo, la conclusione. Cosa possiamo dire? Alcune brevi considerazioni. È chiaro che l'economia della collaborazione è un prodotto della innovazione digitale, non sono cose nuove. Non sono cose nuove. C'è sempre stato qualcuno che aveva una stanza in più e l'ha data in affitto, c'è sempre stato qualcuno che aveva un posto in più e l'ha dato a uno che faceva il passaggio, c'è sempre stato uno che ha invitato uno a casa a mangiare. Non sono questi fatti nuovi. Il fatto nuovo è utilizzare la tecnologia per organizzare sistematicamente questo insieme di transazioni all'interno di una struttura collaborativa che attraverso dei feedback costruisce fiducia. Il bene comune che viene creato in questi casi è la fiducia, che significa che una persona che ha fatto un viaggio con Airbnb e si è trovato bene probabilmente ha un grado di fiducia nei confronti degli altri in senso ampio, che non siano gli amici o i parenti e così via, tendenzialmente più elevato. Lo stesso si dicasi con BlaBlaCar, lo stesso con Yam, cioè partecipare a questi avvenimenti, a questi fenomeni, aumenta il grado di fiducia che le persone hanno non soltanto relativamente a quella attività della quale hanno partecipato, quanto in senso ampio nella società, nell'economia. E la fiducia, sappiamo bene, è l'elemento base per la crescita economica. Se non c'è fiducia, non ci può essere crescita economica. Quindi questi settori sono rilevanti forse anche soltanto per questo, perché consentono alle persone di sperimentare delle transazioni che non sono esclusivamente o predominamente, a livello, diciamo, in modo predominante economiche e finanziarie, e che invece hanno con sé anche aspetti relazionali rilevanti, che quindi aiutano le persone a fidarsi di più degli altri. E questa attività di fidarsi di più degli altri, abbiamo già detto, è rilevante dal punto di vista economico. Però voglio criticare, diciamo, l'analisi che gli autori fanno sull'economia della collaborazione, sono assolutamente d'accordo. Voglio criticare quello che gli autori dicono sulle piccole e medie imprese. Io non credo che le piccole e medie imprese siano il futuro dell'Italia. La piccola media impresa è un second best, cioè è quello che gli italiani sono costretti a fare
perché non sono capaci o sono stati osteggiati nel creare delle grandi, grandissime imprese globali internazionali. Se noi andiamo a vedere il posizionamento dell'Italia nel contesto internazionale, vediamo che l'Italia era più forte quando c'erano le grandi, grandissime imprese internazionali e che l'Italia adesso è più debole con le piccole e medie imprese. È inutile raccontarsi la storia che le piccole e medie imprese sono belle, perché come abbiamo visto tante volte nella crisi del 2007 fino al Covid e la crisi in Ucraina, le piccole e medie imprese, quando ci sono delle flessioni macroeconomiche sul mercato, chiudono, e ne chiudono a centinaia di migliaia, e certe volte se ne chiudono milioni di piccole e medie imprese. Nel Covid, per esempio, sono state chiuse quasi 1 milione di partite IVA. E lo stesso sta accadendo adesso con la guerra in Ucraina per gli elevati prezzi e costi dell'energia. Quindi questa storia che le piccole e medie imprese sono tutte buone, sono tutte multinazionali tascabili, sono brave a usare la tecnologia e i territori, no, non è assolutamente vero. È una menzogna, è un fatto che noi, che gli italiani si trovano a fare, per il semplice motivo che l'altra strategia ha fallito. Ha fallito l'idea dell'Italia che andava nel mondo non con il Made in Italy generico, quanto piuttosto con aziende italiane che erano italiane, avevano un marchio italiano, che producevano dei prodotti italiani. Questo è fallito, e quando è fallito questo, anche il ruolo internazionale dell'Italia e dell'economia italiana è diminuito significativamente. Ora, di questo fenomeno, che molti vedono positivamente, piccolo e bello, che bello, ci sono milioni di piccole e medie imprese, è un fenomeno sbagliato anche per il lavoro, perché il lavoro in una piccola e media impresa non sarà mai come il lavoro in una grande impresa. Non c'è possibilità di carriera in una piccola e media impresa, non si possono chiedere degli aumenti, non si possono chiedere delle ferie in più, non c'è possibilità di fare nulla, neanche per il lavoratore. È inutile che si continui a raccontare questa storia inventata delle piccole e medie imprese che fanno grande l'Italia. Non è così. Quando l'Italia era grande perché c'erano le grandi aziende, che non ci sono più. Questa è la verità che bisogna iniziare a dire a questi sociologi economici, che devono guardare i numeri prima di fare le questioni valoriali. E inoltre, ci tengo a dire, c'è una responsabilità del sistema bancario in questo. C'è un'enorme responsabilità del sistema. Il fatto che le aziende italiane sono piccole e non riescono a diventare grandi, e che non lo diventano mai grandi, e rimangono sempre piccole perché piccolo è bello, questo fa piacere ai grandi players del mercato, perché con 4 soldi comprano quello che vogliono. E fa piacere anche alle banche. Le banche sono colpevoli di questo, perché le banche, in un sistema come quello italiano, che doveva essere, che ha scelto o a cui è stato imposto di essere bancocentrico, le banche si devono far carico della crescita delle imprese, perché se le aziende non possono andare nei mercati finanziari a prendersi soldi e a fare le azioni e a diventare globali come fanno le aziende negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, nel Regno Unito, gli italiani non lo possono fare. Se le aziende non possono fare questa attività e quindi non possono andare al mercato finanziario perché ci sono le banche, allora quell'attività di portare le aziende alle dimensioni di mercato la devono fare le banche. E se le banche non le fanno, vuol dire che le banche sono colpevoli, e che probabilmente le banche devono avere sempre di più un ruolo minore nell'interno, diciamo, della struttura organizzativa italiana, perché non stanno facendo più il bene della popolazione. Non voglio fare un discorso generale. Ci sono stati in Italia grandissimi banchieri. L'Italia è un paese che con le banche ha fatto tanto, tantissimo, però ultimamente, negli ultimi 10 anni, negli ultimi 15 anni, non c'è più questa dimensione del banchiere che porta l'azienda all'estero, del banchiere che prende la piccola azienda e la fa diventare un SPA. Non ci sono più questi fenomeni, ed è colpa delle banche. Allora, o si dice alle aziende
che devono poter diventare grandi usando anche i mercati finanziari, o si dice alle banche che se vogliono rimanere banche devono dimostrare di aver preso un certo numero di aziende e di averle portate ad una crescita dimensionale, altrimenti le banche non siano più banche, si creano degli altri istituti, li chiamiamo istituti finanziari di potenziamento delle imprese, li chiamiamo diversamente, gli diamo dei soldi e gli facciamo fare questo mestiere, quello di prendere le aziende da piccole dimensioni, di farle diventare grandi, di portarle sui mercati internazionali. Questo mestiere che le banche italiane hanno sempre fatto e che adesso non fanno più. E non si capisce perché non fanno più, non solo non lo fanno più. Le banche italiane hanno aiutato, sono stati grandi partner delle cessioni delle aziende italiane quando si sono vendute le Fiat, quando erano le banche ad essere partner. E quindi le banche italiane, invece di aiutare gli italiani ad avere più asset all'estero, hanno fatto l'esatto contrario, hanno consentito agli stranieri di comprare gli asset in Italia. E questo non va bene. Non va bene perché si è indebolita la struttura economica italiana e basta con questa storia delle piccole e medie imprese che sono belle. Le piccole e medie imprese non sono belle. Chiunque ha avuto una esperienza di lavoro, di vita in una piccola e media impresa sa benissimo che le piccole e medie imprese non consentono di fare nulla, né dal punto di vista produttivo né dal punto di vista lavorativo. Quindi la soluzione è questa. L'economia della collaborazione, su questo hanno ragione gli autori, è certamente una economia importante perché aiuta nella creazione della fiducia. La fiducia è importante come bene comune, però non si dica che queste aziende siano piccole. Queste aziende già non sono più piccole. Airbnb vale 30 miliardi, BlaBlaCar sta in 190 paesi, sono aziende comunque enormi. E quindi non si dica però, ecco, con riferimento al caso italiano, che le aziende italiane devono essere piccole, che il piccolo è bello, che le piccole e medie imprese funzionano. Basta con questa narrazione che ha rovinato un intero paese, ha distrutto le posizioni dei lavoratori e rende fragile l'economia italiana, perché ogni volta che ci sono delle crisi, qualunque crisi, una crisi dell'euro, una crisi finanziaria, il Covid, la crisi in Ucraina, chiudono centinaia di migliaia di piccole e medie imprese con i relativi lavoratori. Quindi gli autori, devo dire, hanno scritto un libro bellissimo. Questo è un libro bellissimo, lo consiglio a tutti, però ecco, sulle conclusioni proprio non sono proprio d'accordo quando loro parlano di queste piccole e medie imprese che diventano multinazionali tascabili. Non si rendono conto che quella è una scelta fatta con sofferenza, che probabilmente quegli imprenditori non vogliono rimanere piccole e medie imprese. Quegli imprenditori vogliono diventare grandi imprenditori, vogliono fare l'SPA, vogliono andare nel mondo. Non c'è nessuno che li aiuta perché non ci sono le banche, non ci sono i mercati finanziari che li portano a quelle dimensioni, e sono costretti a fare il centro di eccellenza perché altre possibilità non ne hanno, mentre altre aziende con meno guadagnano molto di più, fanno più fatturato, ci sono più dipendenti, perché c'è un'apertura al sistema finanziario che in Italia non c'è. E questo è il problema che bisogna arrivare. Questo, diciamo, un po' esula dal libro dell'economia della collaborazione, però ho voluto sottolineare questo aspetto perché spesso nei libri che leggo trovo questa narrazione delle piccole e medie imprese che veramente è diventata insopportabile e dannosa per l'economia del paese. In ogni caso consiglio a tutti la lettura di questo libro, L'economia della collaborazione, le nuove piattaforme digitali della produzione e del consumo, di Francesco Ramelli e Cecilia Manzo, pubblicato a Bologna dal Mulino nel 2019. È un ottimo libro. Sono d'accordo con gli autori, l'economia della collaborazione aiuta nella creazione dei beni comuni, in modo particolare aiuta le persone ad avere fiducia, quella fiducia che è necessaria per la crescita economica.